16 dicembre. Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. Chi legge le antiche profezie sul Messia del Signore scoprirà che ognuna di esse rivela, manifesta, annunzia una sua specifica modalità. Se lo Spirito del Signore che le ha ispirate non viene, non le mette insieme, non le spiega, non unifica in una sola persona ogni loro verità, è difficile, se non impossibile, anche per chi è profeta del Dio vivente, dare la verità totale, piena di esse. Il profeta, infatti, dice la parola. La comprensione di essa neanche a lui è data. Lui parla, ma non sempre comprende. La parola, infatti, non viene dalla sua mente, dal suo cuore, dalla sua intelligenza, ma dalla sua bocca. I profeti solo la bocca prestano a Dio perché Lui possa parlare. Gli danno anche il cuore perché Dio per mezzo di essi possa anche amare. Chi legge con attenzione e santamente il Vangelo sa che Gesù annunzia, profetizza i grandi misteri della sua vita, ma non li spiega. Non è suo ministero spiegare il mistero. Questo mistero è dello Spirito Santo. Lui verrà e illuminerà tutti gli aspetti della verità di Cristo, del Padre, della sua Chiesa, della redenzione, della salvezza, ma gradualmente, man mano che il cuore della Chiesa si allarga ed è capace di contenere la sua luce. La luce dello Spirito Santo è sempre graduale. Più cresciamo nell'amore, più si dilata il nostro cuore e più luce Lui può versare in esso. A Giovanni lo Spirito ha rivelato poche cose su Cristo Signore. Gli ha detto che avrebbe battezzato in Spirito Santo e fuoco, che lui è uomo, mentre il Messia del Signore è anche vero Dio, che avrebbe tolto il peccato dal mondo come vero agnello della nuova Pasqua. Essendo Giovanni anche lui figlio del popolo del Signore, come popolo di Dio attendeva la ricostituzione del regno di Davide. Il regno eterno è caratteristica peculiare del Messia. Lui è il re e il suo regno non avrà fine. Così come Gesù sta conducendo la sua vita, questo non appare, non è così evidente. È indiscusso che Gesù venga da Dio per Giovanni. È anche sicuro e certo per lui che egli sia un grande profeta. È un uomo che viene da Dio, è grande profeta, è più grande di Giovanni, ma è anche il Messia atteso. Giovanni vede la storia e si interroga, vuole certezze. Manda i suoi discepoli perché chiedano per lui. Gesù non dona alcuna risposta. Vuole che gli inviati riferiscono a colui che li ha mandati quanto essi stanno vedendo e udendo. Poi sarà Giovanni a fare il suo discernimento e a cogliere la verità di chi è Gesù, a partire dalla profezia che si sta realizzando in questo preciso momento della sua vita. Gli inviati non devono sapere chi è Gesù. Neanche Giovanni lo deve sapere da Gesù, lo deve cogliere dalla profezia. Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Chiamati quindi due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Luca 7, 18-23. Tutte le profezie dell'Antico Testamento sul Messia di Dio sono un abisso che nessuno potrà mai scrutare, se non parte dall'evento che si è tutto compiuto di Cristo Gesù. Quanti leggono l'Antico Testamento dalla pura sua parola senza l'evento Cristo Signore, nulla mai potranno comprendere. Manca loro la giusta luce per leggere, interpretare, comprendere. È Gesù l'esegeta e l'ermeneuta della parola del Padre, di ogni sua profezia, di quanto si è compiuto prima di Lui, come segno, figura, immagine, ai quali Egli avrebbe dato pienezza di verità, luce, saggezza, sapienza.
Chi esclude Gesù come vero esegeta e interprete della parola antica si trova con una parola senza verità piena. Da essa si immaginano tante cose, mai però la verità che lo Spirito Santo vi ha posto. La verità dello Spirito è una sola, anzi è uno solo, Gesù Signore. Chi trova scandalo in Cristo si mette in un carcere di falsità e mai ne uscirà. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, fateci luce della luce di Gesù.